Ciao a tutti, buongiorno. Chiedo scusa per il rumore che forse sentite in sottofondo, ma non è pensabile che io possa stare col ventilatore spento perché ovviamente è arrivato il fresco un po' in tutta Italia, tranne che qui in Friuli dove abbiamo ancora 36-37 gradi. Va bene, sono con un nuovo smartphone, ho dovuto cambiarlo perché il mio era deceduto, non so bene, devo guardare là, ok. E quindi sto provando anche un po' le impostazioni, luminosità, esposizione, eccetera. In questo momento sono con la fotocamera frontale, mi sembra che già la qualità sia molto buona così, senza dover utilizzare quella posteriore. Cioè, perlomeno per il tipo di video che devo fare oggi o più in generale, ecco, per YouTube, mi sembra che già siamo abbastanza bene. Fatemi sapere anche voi comunque se si vede bene, se si sente bene soprattutto. Allora, video dei preferiti. Probabilmente mi mangerò un po' le parole, mi vedrete un po' giù di tono, ma sto bene, è solamente il caldo e sono molto sbattuta, io soffro molto queste temperature. Comunque, preferiti del giugno, luglio, metà di agosto, diciamo estate, dai, perché alla fine è qualcosa che utilizzo già da diverso tempo, perlomeno la maggior parte delle cose. Cominciamo con il gel di aloe della Aubrey Organics. Questo qua io l'ho preso su Ecoverde, sono 118 ml per circa 13 euro. Gel, ma in realtà è un liquido, cioè proprio liquido come l'acqua. E continuo a guardare l'anteprima, non sono abituata. Cioè, basta cambiare uno smartphone e uno non sa più fare video. Boh, vabbè. E in realtà è proprio liquido, cioè come acqua. Infatti, ti vendono se vuoi anche la pompetta per utilizzarlo come spray. È molto buono, io utilizzo gel di aloe da anni, non so quanti, ma comunque boh, l'ho sempre utilizzato e non avevo mai provato uno un pochettino più serio, tra virgolette, nel senso che avevo sempre utilizzato quelli da supermercato, che non siano buoni, però sicuramente non sono magari, certi non sono aloe al 100%, cioè l'estrazione dell'aloe magari è avvenuta in metodi non proprio buoni, insomma questo è un gel di aloe serio e si vede e si sente, è veramente veramente buono, cioè questo già da solo a me basterebbe per idratare il viso, per proteggerlo, però come lo utilizzo la maggior parte delle volte, a parte che lo sto tenendo in frigo come quasi tutti i prodotti che vedrete, perché i cosmetici naturali ovviamente sono molto più delicati e bisogna proteggerli da certe temperature. Quindi tenendolo in frigo ogni tanto anche me ne applico un po' per rinfrescarmi. Ma soprattutto lo utilizzo al mattino prima dell'applicazione o di questa o di questa. Questa è la crema al ginseng. Intanto il ventilatore mi scompiglia i capelli, quei pochi capelli che ho lasciato sciolti, ma vabbè. Questa è la crema al ginseng di Martina Gebhardt e questa è la lozione anti-aging di Martina Gebhardt. Entrambe vanno applicate a viso umido e invece che umidirlo con l'acqua io lo inumidisco col gel di aloe. Entrambi mi stanno piacendo veramente tanto. Ovviamente adesso che fa molto più caldo utilizzo principalmente questa, che essendo una lozione è più leggera, si assorbe più facilmente, risulta un po' meno pesante, però anche questa in realtà non è pesantissima se applicata nella maniera giusta e nelle giuste dosi. E soprattutto entrambe a viso umido. Di questo ho scritto un post sul blog proprio qualche giorno fa, se volete proprio andare a vedere a leggere proprio la recensione dettagliata, ecco, di questo ancora non l'ho scritto perché aspetto ancora di utilizzarla ancora un pochettino. In particolare l'accoppiamento di questi due a me piace moltissimo perché veramente una volta assorbiti la pelle proprio è pesca, cioè proprio pesca, è incredibile. In più questa contiene anche olio di carota che migliora notevolmente il colorito, cioè è come se vi stendesse un leggerissimissimo, sottilissimissimo velo dorato sul viso. L'olio di carota ha questo effetto qua sul colorito, veramente bello. Questo ovviamente è molto più protettiva, è molto più idratante, non proprio adatta per questo periodo, per questi giorni caldissimi, ma anche questa mi sta piacendo veramente, veramente molto. Sono i primi due prodotti che acquisto di Martina Gebhardt e ne sono rimasta veramente contenta. Anche io mi chiedevo un pochettino, come tanti altri, che cosa avesse questa Martina Gebhardt da piacere così tanto alle persone. E effettivamente la qualità è veramente molto buona, cioè la differenza si sente, si percepisce proprio come la pelle venga, tra virgolette, curata, come in un certo senso, rispetto a tanti altri prodotti anche naturali che ho utilizzato. Quindi sono sicura che continuerò a acquistare qualcosa di, non so se di nuovo questi due, probabilmente no, probabilmente cambierò, ma
più che altro per provarli, ma sono sicura che entrerò anch'io nel girone di Martina Gerhardt, come tante ormai. Poi mi sono piaciute molto queste salviettine struccanti della B&B, non c'è molto da dire sulle salviettine struccanti, ma queste sono 25, non hanno un prezzo, ora non mi ricordo il prezzo preciso, ma sicuramente non è alto, altrimenti non le avrei comprate. Cosa si può dire sulle salviettine? Che non irritano, non bruciano gli occhi assolutamente, struccano veramente molto bene. Quelle rare volte che ho messo un po' più di trucco del solito, quindi proprio eyeliner nero, molto mascara, un rossetto un po' più. Hanno struccato veramente bene, senza rossare, senza irritare, senza, sono proprio morbide. Hanno anche un buon profumo, anche se sono senza profumo, però comunque un buon profumo dato da qualche ingrediente che c'è qua dentro. Gli ingredienti sono buoni, ovviamente B&B è una marca che è una ditta che fa prodotti. Sì, certificata ICEA, esatto. Della Sennenkowit, ok. Prodotti con ingredienti naturali, quindi gli ingredienti sono buoni. Io non l'ho guardati uno per uno come faccio di solito perché alla fine sono salviette comunque e sono biodegradabili. Veramente buone, penso che diventeranno le mie salviette preferite. Poi, questo è un campioncino, scusate, un po' sporco, ma lo sto usando, di CC Cream della Agronauti. Ce l'ho anche su adesso, però non c'è molta luce, ho dovuto aspettare che il sole calasse un po' per poter aprire le persiane perché quasi tutto il pomeriggio io le tengo chiuse perché sennò insomma, non mi sembra il caso, ecco, con queste temperature. Agronauti è una marca che ha approdata da poco su Ecoverde ed è anche abbastanza nuovo proprio come brand ed è completamente italiano e fa cosmetici adatti ai vegani e pensati principalmente per chi vive nelle grandi città, per proteggersi dallo smog, per eliminare residui di metalli pesanti, eccetera, eccetera. Farò tra un paio di settimane un post molto articolato sul blog riguardo questa marca perché mi hanno mandato uno shampoo gratuitamente e dei campioncini. I campioncini, può richiederle chiunque, anche chi non ha un blog o un canale YouTube, vi mandano, pagando solo le spese di spedizione che sono circa 5 euro, vi mandano due campioncini per tipo di ogni loro prodotto. Quindi se vi interessa e volete provarli, calcolate che i prodotti di questa marca non hanno proprio un prezzo basso. Lo shampoo che sto usando io costa circa 15 euro. I campioncini sono da 4 ml, quindi tutto sommato, pagare 5 euro per avere una ventina di campioncini non è neanche malissimo come cosa. Dello shampoo ve ne parlerò più avanti perché ho appena iniziato a usarlo. La CC Cream, anche ho appena iniziato a usarla, però l'ho usata già diversi giorni e mi piace veramente tanto. A vederla ha un colore abbastanza scuro per la mia pelle. Proviamo a fare uno swatch, così vediamo anche. Però sembra abbastanza scura per me, però sì, essendo anche una CC cream, si uniforma benissimissimo, adesso io la sto spalmando, si uniforma benissimissimo vedete? Al colorito, al vostro incarnato, diciamo, e fa veramente un bel effetto, è duratura nonostante questo caldo, mi piace davvero, peccato che di questo ho solo due campioncini e quindi cioè non mi dureranno molto, perché mi sembra veramente valida. E potrei anche pensare di acquistarla, vediamo un pochettino. Non adesso comunque, perché tanto insomma, finché non torniamo alla temperatura normale, raramente io mi metto queste cose. La sto usando più che altro per provarla, ecco, perché altrimenti non so se CC cream in questo momento, non so se le userei. Mi sta piacendo moltissimo e l'avevo presa per provarla, avevo comprato il campioncino su Ecoverde, la polvere minerale di Lili Lolo. E questo è il numero Warm Honey, che è quasi perfetto per il mio colorito. Una puntina troppo giallo, infatti penso che cambierò, cioè se l'acquisto in full size prenderò un'altra tonalità, ma proprio bisogna andare a vedere proprio il pelo nell'uovo, perché una puntina minuscola troppo giallo, ma neanche si vede. Mi sembra un'ottima polvere minerale, me l'aspettavo perché insomma si sa che i prodotti di Lili Lolo sono, insomma, per quanto riguarda soprattutto questo tipo di prodotto qua sono buoni, quindi
insomma, non è che mi stupisco. È veramente buona, è molto più buona di quella di Benecos, nonostante, è anche un altro prezzo, però quella di Benecos costa veramente una cavolata e tutto sommato è buona, mi era piaciuta. Anche di quella avevo fatto un post sul blog. Ve lo lascio nell'info box anche questo oppure in una scheda qua sopra. È molto leggera. Proviamo così. Non so se si, beh, insomma, si uniforma quasi perfettamente. Come vi dicevo, una puntina troppo gialla, non so se si percepisce. È molto sottile, è molto morbida, ha proprio una consistenza diversa rispetto a quella di Benecos. E secondo me ha una durata un pochettino migliore, nonostante quella di Benecos abbia già un'ottima durata. Questa qua mi sembra ancora meglio. E con queste temperature poi l'ho utilizzata uno di quei giorni in cui faceva molto 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 caldo e veramente non mi ha dato il minimo problema. Quindi sicuramente la prenderò in full size. Non so quando, ma la prenderò. Mi piace davvero tanto. E poi, preferitissimo, questo però ce l'ho già da un po'. È un preferito dell'ultimo periodo perché lo sto usando molto nell'ultimo periodo, però ce l'ho già, io credo, da quest'inverno. Forse anche prima. Ed è uno di questi Glossy Lips di Lavera. Non so se si trovino ancora. Forse era un'edizione limitata, ma che poi in realtà io l'ho vista per mesi e mesi e mesi su Ecoverde. Potrebbe essere che ci sia ancora. È veramente buono, peccato che dura poco perché mi piace veramente un sacco. Questo che colore è? Questo è il Mandarin Kiss ed è una pesca. In realtà sarebbero due colori, vedete, che poi si vanno a mischiare all'interno. È un pesca che tende molto più al rosa, però. Vediamo. Idrata tantissimo le labbra, ma proprio tanto. L'unica, il colore è veramente bello. L'unica pecca che ha è che dura poco. È bello, bello, bello. È luminoso anche. Non è fastidioso, non è appiccicoso. C'è veramente un lip gloss che io non mi aspettavo dalla Vera. L'unica cosa è che dura poco, appunto, ed è una di quelle lip gloss che se volete tenervelo su, sulle labbra, dovete portarvelo dietro e ogni tanto riapplicarlo, ma insomma. Non la vedo come una tragedia questa cosa qua, per tante donne è una tragedia. Boh, io non ci vedo niente di così tragico, nel senso, si prende lo specchietto e si riapplica, ecco, non è. Mi sembra che fosse costato un 12-13 euro, quindi non proprio economico, però ce n'è anche tanto, eh. 6,5 ml, insomma, calcolate che ce l'ho da quest'inverno, lo sto usando molto ultimamente, però penso che mi durerà parecchio, anzi speriamo però che non scada. Perché ovviamente è composto da ingredienti tutti naturali. E basta, i miei preferitissimi per il momento sono questi. Ci vedremo presto con altri preferiti, perché sto provando un po' di cose nuove che mi stanno piacendo molto, anche quelle. Devo dire, ultimamente sono molto fortunata, ma sarà anche perché mi studio bene le cose prima di comprarle, quindi rispetto a come facevo magari un po' di tempo fa. E quindi difficilmente prendo cantonate. Però, insomma, succede anche questo. E basta, io vi ringrazio per aver guardato il video e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!